Ciao ragazzi, oggi siamo qua con un nuovo video, insieme a me ovviamente, insieme ai miei due fratelli. Ciao a tutti ragazzi! Ci sono anche degli ospiti speciali, infatti abbiamo qua ZV, Pata e Ragnar. Signori! Eccoci, siamo carichi, siamo carichi! Dopo! Squadra blu! Non so quante sfide, ormai siamo di casa anche noi, cioè. Ormai sì, ormai... Ragazzi, vi abbiamo ancora portato questi tre, ancora Anto, Jay Pata e Ragnar. Lasciate un mi piace, commentate, iscrivetevi al canale perché davvero stiamo facendo cose grandissime. Ringraziamo ancora una volta i nostri ospiti per averci dato l'opportunità di partecipare a uno dei nostri video. Ma grazie a voi, grazie a voi per averci ospitato in questo studio. Oggi però posso dire la sfida principalmente tra due portieri. Sì. Che c'è già stata, non vi spoilerò niente, però adesso in supporto ci sono i team. Esatto. Adesso ci sono i team. Cioè c'è la sfida principale e si capirà quale dei due portieri è il migliore tra i due. Ah, Zeus, Zeus. Contro Ragnar. I due battaglia di dei. Ma non è nell'Olimpo, raga. No, in realtà sono due gormiti, due gormiti. No, Kratos di solito li ammazza i dei però. Allora ragazzi, dopo aver sfidato Ragnar la Goalkeeper Battle che trovate sul suo canale, link in descrizione per il video. Oggi faremo la Goalkeeper Battle in cui ci sfideremo io e i miei fratelli contro la squadra di ZV composta da Ragnar e Jay Pata. Signori, la squadra di ZV è composta da Ragnar e Jay Pata. Eccomi. ZV non c'è. Sì, ma partiamo subito perché ci vogliono fare gol. A questo Zeus! Non ho paura di Zeus. Il dio dell'Olimpo. La paura arriva da dentro, non da me. La paura fa 90. Sporio pari per campo e pallo. I due portieri, campo e pallo. Vinco io, palla pari, vinci te. Bim, bim, bum, bam. Palo. Dispari, partiamo voi a calciare. Allora, campo di qua. Allora, le regole della Goalkeeper Battle sono facili. Abbiamo da una parte Francesco, dall'altra Ragnar. Ognuno di noi tirerà una volta a testa e vincerà quindi chi farà più gol. Ovviamente in porta rimarranno loro due e vediamo chi vincerà. Dobbiamo studiarcela, raga, chi parte che primo, chi parte per secondo, chi parte per terzo. Ma quindi sì, gioca anche sulla psicologia. Due tempi da 10 minuti, ovviamente, quello che non abbiamo detto prima. Sì. E poi dopo sì, poco altro. Quindi un tiro a testa, andremo a vedere insomma quale sarà l'esito. Speriamo di fare il più gol possibile. Abbiamo un gran tiro. No, e poi abbiamo Fabio. Anche Fabio. E poi abbiamo anche io, che insomma sono quello più scarso di tre. Però insomma provo a fare del mio meglio. Mamma mia, bentornati. Ci penso io. Madonna, che parata che fa Kist. Ma è abituato a ieri. Cazzo, parata ha fatto ieri. Kist. No, non ci credo. Buona, buona, ragazzi. Bravi, bravi, bravi. Siamo partiti bene. Questo non cos'è? Ma che tiro è? Ma hai aperto la porta, ma dove l'hai messa? Vediamo tutti nella tua parte. Questo è sbaglio, ogni volta la metti. Devi segnare. Bravo! Vamos! Bravo! Bisogna svegliarsi! Dai. Bisogna svegliarsi! Dai, dai! Oh, è sotto, è passata, sotto! C'è una triccata! Sì. Bella! Bella! Queste sono idee belle! 4-2! Ah, oh, ci copiano? Urca, autogol? No! Questa è peggio di Pata. Dai, basta! No, frate! Due volte fuori la porta, concentrato. Ma perché sto cercando, sto cercando l'angolo basso. Calma. Ci stava, però si sarà lì la porta. Parala questa, parala! Ragazzi, sto posto! È bravo, Dima! E ancora! E ancora! Bravo! Troppo avanti. Di sinistro? Bravo! Oh, dai! Oh, raga, dai, qua, devi segnare. Segna. E che cavolo sei? Lo conosci? Lo conosci? Ho provato ad anticipare, ho sbagliato. Oh, 3 su 3, Fabietto, 3 su 3. Oh, l'ha presa tutta. Vedi però come? Si è non angolato moltissimo. Questa è la cosa che mi ha un po' avvantaggiato, però ha tirato molto forte. Raga, buono. È vero. Gol! Mi faccio io! Vedi con le gambe la parata! Sto scaldando un po' pure io, Non è facile, dobbiamo rimanere sul pezzo. Dobbiamo riportare le gerarchie, dobbiamo tornare avanti, non dobbiamo commettere l'errore che abbiamo commesso nelle partite precedenti, nei match precedenti, quindi dobbiamo rimettere le cose a posto. E adesso l'abbiamo fatto col più 4. Bellissimo. Vediamo se Fabietto farà 4 su 4. Secondo me no. Legge le gambe. Secondo me no. Legge le gambe, i numeri difficili. Oh, ma chi sono i footwork? Bravo Ragno. Adesso è tu. E allora, signori. E adesso ti preoccupare, ma questo serviva per il morale. Ma questo qua non so se vale, No, no, non vale, bisogna. No, perché devi dichiararlo. Palo non eres gol. Concentrato. No!
fatto, premiatemi il content, grazie. Gran gol di destro, nonostante non sia il piede di Fabio, è riuscito a calciare bene, ha spiazzato Ragnar. Però un Ragnar che va sempre molto di intuito, vero Fre? Come abbiamo visto anche in altre riprese. Sì, ma siamo vicini. Siamo vicini. Siamo molto vicini. Intanto ci sta anche a battezzare un po' un angolo, perché appunto non c'è sempre tempo di reazione per fare una parata. Bravo, così ti voglio. Bravo, Ragno. Oddio. Non si è fatto un cazzo, non si è fatto niente. Mi sono fatto niente, è difficile, mi faccia male. Sono abituato a, a questo, è peggio. Piazza Fre! L'avevo spiazzata, ma è andata male. Eccoci qui ragazzi, è finito il primo tempo. Com'è andata? Com'è andata Rag? Tosta, perché non avere il controllo di tutti i tiri è pesante. Perché a volte io mi carico anche reagendo ai gol. Cioè nel senso, prendo gol, dico ma tanto adesso la butto dentro, è buona. Ovviamente avere un team è diverso, giocare... Meno giocare... 5 siamo. No. Meno 4 siamo. Esatto. E fa freddo, meno 4. No. Non è finita, qui, lo so bene, non è finita. Qui, signori, non finisce mai. Qui non finisce mai, ovvio, ora non sono da solo. Però non è l'obiettivo di portare avanti solo me, l'obiettivo di portare avanti tutti. E questo è l'obiettivo. Se tu adesso fai qualche parata, io te la rimonto. Vabbè, l'ha detto, ascoltate, l'ho detto. Io la no, rimonto. Perché la sto rimontando io. Perché... Anto, invece, quali sono state le tue impressioni su questo primo tempo? Come hai visto la partita tra i... Beh, ha fatto dei miracoli incredibili, poi voi calciate bene e devo convincere Rag di scendere di più con i piedi. Vabbè, dai, per il secondo. Un po', Pata intanto è già carico. Carico per il secondo. Pata, sei carico per il secondo? Certo. Come la vedi? La rimontate o no? Certo, ma di brutto la rimontiamo. Di brutto, ok. Sono carichissimo. Così fatta! Così fatta! Lo pari! Lo pari! Lo pari! Lo pari! Lo pari! Lo conosci! Sì! Traversano le gol! Traversano le gol! Traversano le gol! È importante, Atto! Ragno di Meridiano! Dai che sbagliano! Sì! Sì! Andiamo! Sul sedile posteriore della mia Twingo! Ehi, amico! Quella porta mi sembra troppo piccola per te. Ma sai cosa succederà? No, ecco. Aia. Eccola. Adesso vi faccio vedere come si segna un gol a futsal. Antimus. Aia. Con le scale. Antimus. Bello! 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 Cioè così no, dopo vi faccio vedere come si segna, così no, era una finta, insomma, una gag. Mi serve una fetta maggiore di squadra. No. Ragnar, io ti faccio vincere. Pata! Senza fare gol. Silenzio, per favore. Con la testa. Però ti ha una satrapoglia. Guardate come siete concentrato. È in crisi, è in crisi. Sì, non ce la fai, Fabio. Non ce la fai. È gol. È gol, sì. Dai, oh, dai, dai. Ci serve concentrazione, raga. Dobbiamo riprenderla sta partita, dai. Dai, oh, io ci sono di testa. Io ci sto di testa, dai. Buona, 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 buona. Vedi, ancora, vedi, ancora, lo vedi ancora, che mi ascolti una volta? Ancora, qua c'è andata di culo. E ancora, signori, ma sai perché sono io in... Sai perché squadra? Questo? Perché i polsi glielo ho danneggiati. Era quello destabilizzato dalla parata che ho fatto su Cepato. Lo conosci? Lo conosci? Dove l'hai dato? Bravo. Che botta che press. Per rispetto di tutto il calcio mondiale, tranquillo, devi segnare. Prova a mancino. Ma secondo te non ce la faccio di destro? Buona, buona, è buona. Questo il TX. E adesso devo rispondere. Oh, dopo e adesso devo rispondere. Uno. Adesso siamo nuovamente a meno uno, stiamo rischiando, dobbiamo ristabilire le gerarchie ed è per questo che ora segneremo a go-go. Sbaglia, vai, sbaglia, sbaglia. Vai, 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 vai. Adesso fatta per il pareggio. No, Pata. Posso dire una vedi cosa? Vedi che è importantissimo. Io ti faccio un miracolo, poi me la butti là. Ma, ma, sì. Me la butti. No, ma se me la butti. Piace, se non ti piace lì, me lo ridici? Lo sbaglia, lo sbaglia, lo sbaglia. Ho messo la cazzo, avevo lasciato il piede, avevo lasciato. Cazzo, avevo lasciato il piede. Bene, dai, più due era da fare questo. No. Hai rotto il vetro? No. Ultimo giro a testa, parte ora l'ultima manche con Fre contro Ragnar, siamo a più due, vediamo di salvaguardare il punteggio e cerchiamo di portarla a casa, vediamo ora come andrà a finire. Fabio ora gliela metterà bene, aglia, aglia! Cioè, è stato soltanto un flagello. Sì! Sì, 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 testa, testa, Gabriele! Te l'ho detto! Testa! Questa mi sa che la fa proprio uscire. Ha paura, Antimus. No, questa devo parare, questa devo parare. Bisognava farlo. Sentivo la pressione di questo tiro, concentrato, non ho rilasciato interviste. Stato lì sul pezzo. Abbiamo spiazzato Ragnar, torniamo a più due. Quindi ora se sbagliate avete perso. Sereni. L'hai detto in un video di oggi. Quando c'è la pressione, certo, esci tu. Sereno. Prego. Bravo! Adesso. Pressione non si molla mai, pressione ragazzi, sotto pressione. Condoglianze.
Abbiamo il secondo match win, vediamo se riusciremo a capitalizzarlo. Caso di gol di Fabio, abbiamo vinto noi, se no l'ultima parola sta sempre a Ragnar. E questa va a noi, raga. È stato bellissimo sfidarvi. Grande fa. Bella sfida. Insomma, una percentuale realizzativa abbastanza alta. Però dai, bene bene. Oh, ci abbiamo provato, ci abbiamo provato. È stato il peso su di me. Stavo per fare un miracolo se paravo quella. Sarebbe stata eclatante, che poi mi sarei caricato, però. Io ho fatto abbiamo il mio. Perso per colpa di Ragnar. Allora, la gente ha visto. Ha preso dei gol. Abbiamo perso per colpa io di Ragnar. Io vado a fare i complimenti ai ragazzi. Oh. Grande Ragnar. Cioè, penalizzati da Ragnar. Da lui ultimo. Penalizzati. Io voglio Francesco CK. È vero. Signori. Francesco CK. Avete quasi rischiato, ho cercato di tenere la baracca più alta possibile, a però lui. Sì, non li prendo in considerazione, però ragazzi siete stati bravi, loro nella loro ignoranza, sì, hanno contribuito, diciamo così, iscrivetevi al loro canale. Ho fatto 3 gol di fila, mi salvo volo io. Non lo so, io penso di aver fatto più gol di tutta la squadra, sono il portiere. Non lo so. Penso proprio di sì. Non lo so. Ma proprio in generale. Ragnar ne ha fatti parecchi di gol. Sì. Poi vabbè, Jay Pata e ZV hanno cercato il gol estroso, hanno cercato di fare le magie come a due. Che hanno fatto la Champions League e hanno giocato in primavera. Si vede, sono due giocatori. Perché si è sempre soltanto rovesciato. Oggi si è visto. Francesco si è un po' spiattellato qua tre volte. Sì. Francesco, tipo, ha perso 4 fianchi, anche quelli della reincarnazione. Vabbè, ma sono integro. So bene cosa ci si prova ad aver dolore, questo non è niente. Me l'aspettavo già, sono cresciuto tantissimo facendo questi video anche con Ragnar. Tutto apprezzato. Beh, mi piace questa cosa, sono contento. Proprio di a livello cosa. Di persona, no, sono contento di sentire gente. Comunque, la cosa bella della goalkeeper, quando sei in svantaggio, in vantaggio, vedere la reazione dell'altra persona. Già adesso vedete. Sei un esempio per queste generazioni. Io ci tengo a essere un esempio. Detto questo, signori, davvero grazie ancora. Grazie, la sfida è stata mischiata, nel senso, una challenge particolare, però nel vostro campo. Ci siamo andati vicini nonostante tutto, nonostante abbiamo fatto di 4. La dobbiamo rifare sul tuo canale, però con porta 11. L'ultima volta che abbiamo fatto la porta 11 sono io, è nel mio canale. Io l'ultima volta sono male. Scopole da me, ma lo ricordate. Quindi detto questo, possiamo concludere. Vi ricordo di lasciare mi piace, commentate e soprattutto iscrivetevi. Passate anche dai loro canali, ovviamente. E siamo qua, signori. È tutto, alla prossima. Detto questo, ci salutiamo qua. Signori, da noi è tutto. Ne vedremo di Chiedetemela voi, raga. Ciao. Vai, Ragnar, con l'urlo. Vai. Ah, io, vai. Vai, lo facciamo tutti. 3, 2, 1.